Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in Friuli, siamo fra le Alpi Carniche e le Alpi Giulie. Abbiamo lasciato la macchina a circa quota 1040 e oggi andremo a fare il bivacco bianchi. Siamo con Marco, Giada e Filippo. Eccolo qua, grande Matteo! La giornata sembra bella, il meteo però non dice lo stesso, quindi boh, vedremo come andrà. A dopo! Pieces left uncovered. I'm thinking about four leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you've fallen. Bene, arrivati al bivacco e inizia a nevicare. Va bene, va benissimo. In questo periodo così secco, vedere un po' di neve rende solo felici, davvero. Che spettacolo! Bivacco super, a 4 posti letto senza materassi, quindi bisogna portarselo, non fate come me che l'ho lasciato a casa. Poi c'è una scaletta che dovrebbe portare a dei posti nel piano superiore. Andiamo a vedere. Devastante! Pazzesco! Bellissimo sto bivacco. Sì, sì, tanta roba. Veramente. Biscotti della mamma, speciali. Ha una grappina al pieno mugo. Sì, che meraviglia. Io sono stato un po' più imbarazzante perché l'ho travasato nelle bottiglie. Rocchetta de pura, Rocchetta de pura. Asiago DOP, giustamente. Asiago DOP, 300 grammi di porchetta. Formaggio a cubetti. Taralli al peperoncino. Pistacchi. Ha due tipi di taralli addirittura. Addirittura, uno dei migliori vini qualità prezzo, ragazzi. Come ogni bivacco che si rispetti, aperitivo pure. Cosa partiamo? Ah, salamino e taralli, dai, onesto. Salamino, taralli. E via. E via. Non sbagliamo. No. Mamma chi si ama. Dai, che ce la facciamo. Tieni bene però, eh. Addirittura ha detto. Cinciocca. Cinciocca. Mi è arrivata dopo. Scusate. Buonissimo. Questa la tagliamo. E comunque, come al solito, le previsioni avevano sbagliato. Intanto che aspettiamo che venga ora di cena, ci mettiamo davanti al bivacco che c'è una collinetta che sembra un ottimo spot fotografico. Il mio collega dov'è? Eccolo qua! Andiamo!
sono le 7:30, il sole è ufficialmente sceso. Si direi che ci possiamo preparare per la cena. Comunque il Friuli è sempre magico, eh. Vogliamo provare a fare una porcata, ovvero avvolgere il pezzo di asiago nella porchetta e fonderlo. Una masciata, una masciata proprio vera e propria. Daniele approverebbe. Il Dani ci farebbe una delle sue magie con la scienza applicata. Ci fa la porchetta sferificata, Daniele. Ecco come si diceva. Sì. No, poi ancora una bottiglietta. Bravo, bravo, bravo. Sì, sì. Eccolo. No, ok. Secondo me esce una stronzata. Però. Hesitation, I don't sweet on survival. I'm on fire awaiting your arrival. I never expect to be saved out of. All you could ask for never made its way into your eyes. Stasera dieta liquida. Bene, tu cos'hai? Grazie per l'ho chiesto. Risottino con gli asparagi, mantecato, burro e grana. No, ci mettiamo. Io e Angelo siamo gnusi invece che siamo andati dentro di bustina tecnica e via. Cili e carne per stare leggeri. E bere poco. Esatto. Allora ragazzi, questo gioco si chiama Gnagno. È praticamente uno con le carte da briscola. Vince quello che resta senza carte. Il cavallo è il cambia colore. Il cavallo voi potete buttarlo sempre. Se l'avversario non ha un altro 2, lui pesca 2 carte. Se lui butta 2, l'avversario successivo pesca 4 carte. Più 2. Se lei butta 2, lui dopo ce ne pesca 6 carte. Se volete facciamo un giro di prova e poi iniziamo. Sì, dai, facciamo un giro di prova. Dopo la cena e la partita carte, direi che siamo pronti per andare a letto. GoPro fuori come al solito e ci vediamo domani. Buonanotte. Grappa il pino mugo in bocca. Ma da ieri o hai dato un sorsino stamattina? No, da ieri sera ce l'ho ancora qua. Un po' di gola rauca per le troppe risate, ma tutto va bene. Sono state mattine dove siamo stati più freschi, forse. Sì. Oggi non è una di quelle. Oggi no. Visto che qualche incivile ha lasciato un sacco di bottiglie di plastica, sto giro le portiamo giù noi, ma la prossima volta portatele giù voi, perché lasciare i bivacchi così fa un po' schifo. Bene. Neanche a casa è così meticolosa. In realtà no. Dovrei esserlo, sì. Bivacco pulito, sistemato, piegato le coperte, scopato per terra. Adesso, con calma, torniamo giù per il sentiero di ieri, fino al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina. A dopo. Danger to me, to you. Going altered by the moment. Here in the sedation, I don't sweet on survival. I'm on fire awaiting your arrival. I never expect to be saved out of it. All you could ask for never made its way into your divertiti? Sì, sì. Molto. Bellissimo. Sì, dai. Sì. Abbiamo anche beccato un local di quelli giusti. Assolutamente. Dai giusti consigli. Mm-mm. Bene, spero che questi 2 giorni in Friuli vi siano piaciuti e noi ci vediamo lunedì prossimo 8:30 con un nuovo video. Pino Mugo. Ciao.